on behalf of. On behalf of all faculty members, staff members, students, and the entire I Am Rohtak community, I extend a warm welcome to His Qui a nome di tutti i membri della facoltà, degli studenti e dell'intera comunità di Rohtak, sono felice di dare il benvenuto al Santel Dalai Lama e a tutti coloro che si uniranno a noi per una sessione virtuale. È un grande onore averli con noi nella nostra comunità per parlare di un soggetto molto, molto importante e di come affrontare le sfide con compassione e saggezza nell'ultimo decennio. Ci siamo trovati in situazioni estremamente difficili. Da una parte abbiamo un'infrastruttura di comodità incredibile, dall'altra parte abbiamo dei problemi per quanto riguarda la il livello della vita. Non so se questa tecnologia abbia migliorato o peggiorato la nostra vita, infatti, ma non solo, e anche a livello globale i conflitti fra nazioni e persone sono aumentati e allo stesso tempo. C'è un grande senso di mismo e di necessità di diritti che viene richiesto, per cui c'è una sezione della società che è privata di tutti i comfort e un livello di società che ha tutto ma si sente vittimizzata. Questi conflitti della società, coloro che sono hanno delle che mancano di necessità, sono privi di compassione e di comodità, mentre gli altri che hanno comodità si sentono privati dei loro diritti. Per cui attraverso le parole di santità potremo migliorare noi stessi e la nostra vita, o almeno cominciare a pensare diversamente per quanto riguarda come vediamo il mondo, per cui vorrei dare il benvenuto di nuovo a Sua Santità. Siamo felici di averti con noi a nome di tutti i membri della facoltà e degli studenti. Benvenuto, Sua Santità. So indeed, I'm extremely happy. Sì, sono anch'io molto felice di avere questa opportunità di parlare ai miei amici indiani. India. Oh. Two most populated nation, China. India. Ci sono nel mondo due nazioni estremamente popolate, appunto la Cina e l'India, ma l'India ha la tradizione di Ahimsa, della non violenza, da migliaia di anni e anche della compassione, Karuna. Per cui se andiamo a cercare una ragione sufficiente di questa pratica, il fatto che l'India è una delle nazioni dove tutte le religioni convivono in armonia, e il fatto che questo riflette il concetto della non violenza applicato praticamente, per cui
ahimsa and karuna. Per cui questi due concetti fanno parte dell'India da migliaia di anni, la ahimsa, la non violenza, e karuna, la compassione. Voi quindi avete già questa tradizione e questa pratica di tolleranza religiosa è presente in India. A volte alcune persone creano problemi, ma sono pochi, e questo è solamente naturale che avvenga. Ma d'altra parte la tradizione millenaria di questa nazione dei non violenza e di compassione sono eccezionali. Per cui nelle ultime decenni l'India è stata ed è la mia casa, e sono tuttora molto impressionato positivamente da come la nazione e i leader praticano costantemente e la tradizione della non violenza che è molto viva e presente. Per cui dico sempre alle persone che proprio per questo fatto l'armonia religiosa è possibile, e l'esempio è l'India stessa, dove tutte le tradizioni religiose vivono insieme. Anche se ci sono dibattiti da migliaia di anni, filosofico e accademico, a livello fondamentale non ci sono problemi fra le differenti tradizioni religiose. Quindi credo che l'India possa contribuire in un modo molto significativo su questo pianeta all'ottenimento dell'armonia religiosa. Since I came here, anche da quando sono arrivato in India come rifugiato e come ospite del governo indiano, sono stato molto positivamente impressionato dall'armonia religiosa e la prendo come esempio vivente di questa pratica nel mondo. Now India, modern India, in education field, people. Quindi nell'India moderna il sistema educativo dell'istruzione c'è troppa enfasi sulla stile di vita materialista e sulla tecnologia. Adesso invece dovremmo essere più interessati a inserire nel sistema di educazione i concetti millenari di Ahimsa e Karuna a livello secolare, a livello universitario, accademico, nelle scuole. Spero che
possano porre più enfasi e attenzione in questi concetti di tradizioni millenarie che sono propri dell'India. Io dico sempre che nel Mahatma Gandhi ha praticato la non violenza e in seguito sulle sue orme molti altri leader e altre persone nel mondo come in Sudafrica hanno seguito la pratica della non violenza. Allora, nei tempi moderni il mondo è privo di principi morali e in una situazione come questa l'India ha una grande occasione, una grande potenzialità di offrire l'esempio al mondo della via della compassione, così come Mahatma Gandhiji ha propagato la non violenza. Anche l'India moderna dovrebbe avere più enfasi sulla tradizione di Karuna, della compassione, e per prima cosa applicarlo alle studenti delle giovani generazioni, impartire questi concetti completamente privi di, non sulla base di fondamenti religiosi, ma secolari, sia chi crede, chi non crede, credere in questa religione o in un'altra religione, ma sul fondamento del fatto, della realtà, che siamo tutti esseri umani, veniamo tutti da una madre, tutti quanti cresciamo grazie all'affetto della madre, questo non diventa nient'altro che la natura stessa umana che ci accomuna. Quindi proprio sulla base di questi concetti fondamentali e secolari, l'India dovrebbe concentrare lo sforzo dell'educazione nella direzione dello sviluppo di queste qualità, non a livello religioso ma a livello secolare. Vedete come in tutto il mondo i conflitti, le spese che vengono utilizzate per le armi, eccetera. Questo è un modo di pensare materialistico. Mentre in India adesso dovremmo risviluppare queste tradizioni millenarie di Ahimsa e Karuna, questi concetti a livello secolare nel sistema educativo. I often use telling the more per cui spesso indico che il sistema moderno dell'educazione indiana deve includere sia il percorso scientifico moderno che le tradizioni millenarie autoctone indiane come appunto Karuna e Ahimsa, e l'India come nazione ha la potenzialità di poter integrare questi due aspetti, per cui l'India adesso è la casa mia e ho notato che queste potenzialità sono ancora presenti in India, per cui adesso sto pensando di andare a Delhi prossimamente per incontrare dei professori della Jawaharlal Nehru
dell'Università di Nehru e per condurre delle discussioni di come integrare nell'educazione moderna la scienza, le scoperte scientifiche e la tecnologia moderna e il percorso della non violenza di Karuna, della compassione di Ahimsa Karuna. Per cui, mentre rimango un rifugiato in questa nazione, sono, come vi ho detto, un ospite del governo indiano, vedo anche le grandi potenzialità della tradizione indiana. Ahimsa combined Karuna, che sono appunto unire, integrare questi due concetti di non violenza e di compassione. Ho avuto molte opportunità negli ultimi decenni di discutere con scienziati e neurologi e che hanno apprezzato profondamente le qualità di amore e compassione e come scientificamente viene compreso di come queste qualità modellano anche il nostro cervello, mentre invece paura e odio hanno un effetto negativo anche a livello neurologico per noi. Per cui molti di scienziati, la comunità scientifica sta avendo un nuovo interesse sulla necessità di avere una mente pacifica proprio per poter avere una società pacifica e un mondo pacifico e di come le armi e una mera conoscenza non hanno effetto in questa direzione, mentre invece lo sviluppo della compassione ce l'ha e per il fatto che fa parte della natura umana stessa. Noi siamo esseri compassionevoli, animali compassionevoli, non siamo degli animali feroci. Noi esseri umani siamo naturalmente più compassionevoli. Per cui, come vi ho detto prima, l'India è in grado di dare questo esempio di come integrare queste conoscenze e pratiche antiche in un modo secolare con le scoperte scientifiche e tecnologiche moderne. Per cui a questo punto prenderei anche le domande. Abbiamo in effetti molte domande che vengono da molte persone. Hai citato qualcosa molto importante della scienza e della tecnologia, di come spesso parliamo di come gli studenti devono avere un temperamento scientifico, ma molto degli istituti scientifici sono basati su dei concetti religiosi come Nalanda Takshila, che la ricerca della divinità faceva parte di quegli studi, però nei tempi moderni le persone pensano che se è scientifico, se ha un percorso scientifico deve essere separato da quello religioso, ma la scienza e la religione possono essere combinate. This country
Come ho già detto, in questa nazione tutti i sistemi religiosi sono presenti. Per cui abbiamo mantenuto l'essenza di tutte le religioni, che è la compassione. Ci sono delle differenze filosofiche, ma queste non sono nient'altro che differenti metodi per sostenere la compassione, Karuna, e anche in alcuni casi il credo religioso sostiene la compassione, ma religion is religion. Now India we already have the concept of secular. La religione è una cosa, ma in India c'è il concetto secolare che non ha niente a che vedere con la religione. Religion should be quindi la religione deve essere un metodo per promuovere la compassione, Karuna. A volte, invece, la religione porta il concetto di divisivo di io e gli altri e conflitti, e questo è molto triste. His Holiness, we lost sound completely on this side. Santità, non ti abbiamo sentito, abbiamo perso il sound a questa parte. No. India. Yes. Religious belief very strong, and a religious harmony already there. Per cui in India è presente l'armonia religiosa, il concetto secolare è presente, per cui dobbiamo indirizzare questo nel campo educativo e guardare a quella che è l'essenza del Karuna, della compassione universale, altrimenti e perché diciamo i fondamenti di questi sono già presenti. La nostra prossima domanda è da un decano accademico. La nostra generazione ha un senso di diritto in quanto è la generazione delle risorse. È saggio continuamente essere esigenti con tutti? No. Oh, you see, extreme desire, and I want this, I want that. Troppo desiderio, troppe senso di diritto di avere, di volere, sorgono da una mancanza di lungimiranza. Mentre invece dobbiamo pensare in un modo globale e avere come obiettivo un mondo pacifico, e che per creare un mondo pacifico è necessario prestare più attenzione a Karuna, alla compassione, per cui un mondo pacifico dove è presente la compassione. I think we can reduce. Questi, per cui potremmo benissimo ridurre queste visioni limitate che senza una ragione vera e propria sono spinte solo da desiderio di volere, di avere, questa mancanza di lungimiranza. E questo è quello che credo, ok? This is a very interesting thought. I think it is probably useful to focus on
Questa è una parte importante, è quasi meglio focalizzarsi su cose che sembrano che non abbiamo bisogno invece di cose che abbiamo bisogno. Invece di pensare a cosa abbiamo, vogliamo, cosa possiamo lasciare. Lasciare credo che sia qualcosa che le nuove generazioni devono considerare. Professore Schepante, adesso decano della ricerca dell'educazione esecutiva, qui non sento la domanda perché ci sono dei problemi di audio alla base, però ce l'ho scritta, speriamo che sia giusta. Come fa la nuova generazione ad affrontare i crescenti casi di depressione fra amici e familiari? Ve l'ho detto, siamo troppo concentrati in un pensiero materialistico e superficiale che non va a livelli profondi, mentre la traduzione millenaria indiana, Karuna e Ahimsa, hanno a che vedere con la natura umana. Noi esseri umani, fin dall'inizio della nostra vita, siamo sostenuti da totale compassione, per cui è importante prestare attenzione a questo. Infatti, la comunità scientifica, molti nella comunità scientifica, adesso vedono la necessità della pace del mentale nell'individuo per la comunità, per la nazione e per il mondo. Quindi una mente più compassionevole. In education field we should pay more attention about Lo sviluppo della mente compassionevole deve essere inserito nel sistema educativo sulla base del concetto di Karuna e di Ahimsa, ma non a livello religioso, ma per avere una società più soddisfatta, più in salute, una famiglia, un mondo più pacifico, per queste ragioni. Credo che queste cose possono essere raggiunte attraverso il sistema dell'educazione, non con la religione. Noi tutti siamo esseri umani in questo mondo, vogliamo un mondo pacifico. Il nostro scopo non è quello di ucciderci. Quindi dobbiamo nutrire il senso della comunità, dell'unità, della comunità umana, e sono totalmente dedicato a promuovere il senso di unità di 7 miliardi di esseri umani in questo mondo dove dobbiamo vivere insieme, per cui differenti nazionalità, colori, religioni, questi sono tutti differenze secondarie. La cosa più importante è il fatto che siamo esseri umani e vogliamo vivere in un modo felice e tranquillo, mentre invece la religione è un fatto privato. Grazie. Mi sa che ci sono dei problemi di audio, anche perché non sento cosa dice. Dunque, questa è Luna Mali, credo. Gli esseri umani sono troppo concentrati su se stessi ora più che mai. Come possono essere più compassionevoli verso gli altri esseri viventi e l'ambiente? Una vita materialistica? E anche il sistema educativo che viene dall'Occidente,
che crede in un Dio creatore, come tutti siamo creati dal un Dio, e gli animali sono presenti per essere consumati dagli esseri umani. Quel modo di pensare è una loro abitudine, ma in India abbiamo invece una visione molto diversa del mondo e di come tutti gli esseri viventi, inclusi gli animali, fino agli insetti, che cerchiamo di non uccidere. Per cui questa tradizione è la tradizione di Karuna Ahimsa che è presente in India. Per cui vedete come queste tradizioni sono molto importanti in un mondo moderno e, come vi ho già detto, per sviluppare un mondo felice e pacifico, Karuna Ahimsa, queste due cose sono importantissime. Ok, now next. Grazie. Prossima domanda. Scusate, ma non sentiamo cosa dicono. Forse la quinta domanda. Suita Sina è una studiosa di ricerca, poiché l'elemento umano sta diventando compromesso con il continuo intervento della tecnologia. Come vedi il futuro di qualità come la saggezza e la compassione nella cultura organizzativa? We human being. Noi come esseri umani siamo concentrati troppo sulla tecnologia e lo sviluppo materiale, ma adesso gradualmente stiamo realizzando l'importanza della pace interiore. Quindi quello che riusciamo a vedere oggigiorno è che le cose stanno cambiando e che c'è veramente speranza di poter sviluppare un mondo compassionevole e pacifico. Everybody's on the mobile phones. What is the future of human interaction in such a situation? Everybody is continuously using mobile. Qual è il futuro dell'interazione umana quando sono tutti sui loro telefoni, interagiscono solo con la tecnologia, senza contattare direttamente l'altra persona? Dove vedi che va il mondo in questa direzione? We just thinking about material value. Perché nel passato siamo concentrati troppo a livello materiale e questo ha enfatizzato la competizione e la divisione, ma piano piano le persone stanno realizzando l'importanza della pace interiore e anche dell'unità di 7 miliardi di esseri umani. Il fatto che dobbiamo vivere insieme su questo pianeta, per cui 7 miliardi di esseri umani che devono vivere insieme su questo piccolo pianeta in un modo pacifico, armonioso. Se pensiamo in un modo realistico, questo è l'unico modo per poter continuare a esistere. Credo proprio che le cose stiano comunque cambiando in un modo migliore. Negli ultimi anni le persone hanno enfatizzato troppo la propria nazionalità, il proprio paese di origine, ma questo sta cambiando.
Un esempio è l'Unione Sovietica, e piano piano sta cambiando. E Southeast Asian nations. Molte di queste nazioni asiatiche, del sud-est asiatico, che avevano in costante conflitto, anche stanno cambiando in un modo più positivo. Per esempio la Repubblica Popolare Cinese e Taiwan. È completamente privo di... Non è realistico rimanere nemici, è un qualcosa di obsoleto. È da molti anni che io stesso sono impegnato nell'approccio della via di mezza col Tibet, noi tibetani e la Repubblica Popolare Cinese dobbiamo vivere insieme, per cui non è completamente inutile combattere, ucciderci. Per cui a livello fondamentale, per avere un mondo felice, dobbiamo sviluppare la consapevolezza dell'unità di una famiglia umana di 7 miliardi di persone, e la pace del mondo dovrebbe essere il nostro scopo. Prachi Kumar, che è uno studente del programma PGP. Senti, la mia domanda è: in tempi di crescente competizione, di una continua corsa per essere al top, pensi che la compassione e il desiderio di successo materiale possono coesistere a livello organizzativo? As I mentioned already, ho già detto che nelle generazioni passate c'è stato troppo, siamo stati troppo concentrati sul livello materialistico di vita, ma gradualmente sempre più persone prestano attenzione, hanno attenzione alla pace interiore. E peaceful world. È a pensare di avere, ottenere un mondo pacifico. Per esempio, anche la condizione climatica ci sta dicendo che in un qualche modo di prenderci cura del mondo come un'unica comunità di esseri umani. Il problema che stiamo affrontando a livello climatico, per cui vedete molte diverse nazioni, nazionalità eccetera, sono secondari queste differenze. La cosa importante è che per l'umanità essere felici, per cui molte cose stanno cambiando e non sono più come nel passato, e io ho molte speranze che queste realtà inducano più attenzione alla necessità di pensare a un'unica umanità e a preoccuparci di una società umana che sia più compassionevole sulla base del sistema educativo, strettamente in un modo secolare, non religioso. Okay? L'India ha questo
Questo grande potenzialità di contribuire in un modo significativo e di essere l'esempio per l'umanità in questa direzione. Grazie. La prossima domanda è da uno studente nel Sulumboro. Grazie, Sua Santità. La mia domanda per te è questa. C'è un conflitto costante fra persone a livello personale e organizzativo. Come pensi che le persone possano imparare ad accumulare e ridurre i conflitti? In effetti, anche questo ne ho già parlato. In passato, abbiamo avuto le varie conflitti mondiali, prima, seconda guerra mondiale, poi si è sviluppato le Nazioni Unite, l'Unione Europea, e questo si basa sul fatto che è una realtà che dobbiamo vivere insieme e che è meglio vivere in un modo pacifico. Per cui io ammiro molto il concetto dell'Unione Europea, come questi due leader, De Gaulle e Adenauer, come precedentemente la Francia e la Germania erano acerrimi nemici, e poi hanno compreso e hanno sviluppato l'Unione Europea, che trovo meraviglioso. Per cui anche l'America Latina, l'Africa dovrebbero pensare in termini di unioni, come l'Unione Europea, non pensare solo alla propria nazione, al proprio continente. La realtà è che non siamo affatto isolati, ma tutto è interdipendente. Quindi abbiamo bisogno di un senso di unità, di un'unica umanità. Quindi le persone, come ho detto prima, seguendo l'esempio della Nazione Unita, I always optimistic and on top of what's the global problem. Per cui sono ottimista per quanto riguarda al problema mondiale e del fatto che è importante sviluppare un pensiero più realista dal punto di vista del fatto che siamo un'unica umanità che dobbiamo vivere insieme. Questo mi dà molto ottimismo. The next question is from one of our staff members, Gunit Sethi. Gunit Kausethi, responsabile delle relazioni aziendali. La mia domanda è, Sua Santità, com'è importante il ruolo di workshop e di seminari per l'idoneità mentale e le relazioni cordiali nelle organizzazioni di lavoro per garantire l'armonia e la coordinazione tra la forza di lavoro? Education, wider perspective, and realistic long-term. Un sistema di educazione con più lungimirante, più realistico, che abbraccia, a parte la scuola, anche le persone, dovrebbero discutere, e anche i media hanno un ruolo importante per promuovere le qualità fondamentali umane, che non sono pensare solo a se stessi e alla propria nazione. Io sono ottimista, secondo me le cose stanno cambiando in un modo positivo
E il fatto che la conoscenza della realtà ci spinge a pensare in un modo più lungimirante e non in un modo limitato che, di pensare solamente alla propria nazione, al proprio paese o al mio partito politico. Questi sono veramente modi di pensare troppo limitati. Per cui penso che la realtà adesso ci dice che dobbiamo pensare in un modo vasto e lungimirante e a livello definitivo dobbiamo essere impegnati nel sviluppare un mondo sano e un'umanità pacifica, ok? Come obiettivo. Adesso Ridhima Singh. Grazie, Sunita. La mia domanda è: gli occidentali dicono che la sopravvivenza del più forte è la norma della società. Questo significa che non c'è spazio per i deboli e i reietti? Oh. Darwin. Oh. Allora, le teorie di Darwin fanno parte di generazioni passate in armonia con quello che era il pensiero del passato, ma le cose da allora sono cambiate profondamente. Adesso è giunto il momento in cui in realtà dobbiamo pensare a un'unica umanità di 7 miliardi di persone che vogliono e devono vivere felici insieme senza combattersi e senza competizione. Questo è quello che io credo, ok? Today this conflict continues to persist. Questo conflitto continua a essere presente anche nelle istituzioni educative, dove c'è poco spazio alla mancanza di competizione. Anche a livello globale, le città appaiono tutte uguali. Tutti c'è l'aspettativa che tutti devono comportarsi uguale e questo elimina le diversità dell'universo. Come superiamo questa cosa? Noi dobbiamo guardare la realtà. E la realtà ci dice che dobbiamo pensare a livello di comunità, a livello di mondo intero, non della mia comunità e solamente della mia nazione. Per cui, e questa è la realtà dei fatti, in accordo a questa realtà dobbiamo pensare in un modo più vasto e non limitato. Per cui in accordo a queste particolari circostanze del passato che sono cambiate, ora dobbiamo pensare, come vi ho detto prima, all'unità di 7 miliardi di persone in cui dobbiamo vivere insieme. E il nostro scopo deve essere quello di creare un mondo più felice, unito. Next question is from Siraj Gandhi, our MBA student. Allora, Siraj Gandhi, che è un nostro studente, quale pensi che sia l'impatto del Covid sull'organizzazione? Parlando dell'etica dei dipendenti, alcune organizzazioni sono molto compassionevoli, altre si comportano come
invece razziando la società, per cui nella storia umana ci sono state delle persone lungimiranti e piccoli gruppi di persone che invece pensavano ai loro interessi limitati, personali. E questo avviene anche al giorno d'oggi. Un piccolo numero di persone pensano solo a se stessi. And media. Come vi ho detto, i media hanno un ruolo molto importante. Le cose, credo, some human being who live another satellite or world after a few decades come back here. They certainly notice much change. Per esempio, persone che vivevano qua prima, poi sono, se fossero andati via dal mondo, se fossero tornati adesso, vedrebbero che il mondo in effetti è cambiato in un modo positivo, in cui le persone pensano più in un modo lungimirante e comprensivo. Per esempio i dottori, il personale medico e le varie organizzazioni del mondo che si stanno prendendo cura degli altri in questa situazione pandemica sono un esempio meraviglioso. A volte quando tutto va bene nella nostra vita ci dimentichiamo e ci rilassiamo, ma quando le cose diventano, le situazioni diventano più serie, ci inducono a pensare in un modo più serio e questa malattia ci spinge a pensare in un modo, a pensare più seriamente a ciò che è veramente importante. La prossima domanda è Chelsea Moria, che è un'altra studente, una studentessa. Grazie, Santa. La mia domanda è: l'etica personale influenza il modo in cui una persona agisce nell'organizzazione, la cultura di un'organizzazione è influenzata dalle persone che sono una persona nella posizione di stabilire i suoi valori? Ci per favore condividere il suo punto di vista su questo punto? No. Oh. As I already mentioned, you see, last, you see, few or decades, I think. Negli ultimi decenni, il nostro modo di pensare è cambiato tanto. Now, they are thinking for common interest. Adesso è più normale pensare all'interesse comune per lo sviluppo, anche se in passato l'idea stessa del socialismo riguardava il benessere dei tanti, adesso anche le nazioni pensano a livello globale e questi secondo me sono segni positivi. Santa, all'inizio hai detto che sei qui in India da tanti decenni e sei un figlio dell'India, anche se sei nato in Tibet, parli di te stesso come un figlio dell'India. Perché? Noi siamo così orgogliosi di questa cosa, ma vorremmo sapere da te perché dici di te stesso che sei figlio dell'India.
comparison, broadly speaking, I think much change. Oh. No, la domanda non è giunta corretta. Oh? Mm? Cosa? Oh. Yes. Now. Oh. I born in Tibet. Sì, sono nato in Tibet. Oh. Ma la cultura tibetana si basa, è basata sul buddismo della tradizione del Nalanda. Per cui fin da piccolo sono cresciuto studiando i testi importanti di quella tradizione, composti tutti da questi maestri indiani. Quindi, due to political difficulties, a causa di difficoltà politiche, sono diventato rifugiato in India, sono diventato ospite del governo indiano. E ho goduto e godo della libertà indiana e dell'armonia religiosa dell'India, e questo mi fa sentire orgoglioso di poter dire che sono indiano. As I mentioned earlier, I'm longest guest of Indian government. In più sono diventato l'ospite più a lungo scadenza del governo indiano, e questo mi fa sentire ancora più profondamente a livello culturale di essere indiano. Ok. Siamo onorati che tu ti consideri, che Sua Santità si considera il figlio indiano. Sono le ultime due domande. L'ultima domanda. Viene dal nostro istituto e da tutti coloro che stanno ascoltando, è tradizionalmente c'è un sistema di esseri umani che si curano degli altri esseri che non sono umani, anche prendersi cura di uccellini, anche durante il Covid. Ma questo lo vediamo sempre di meno nel mondo. Come può l'India insegnare al mondo che non c'è solo la razza umana, ma anche gli altri, i mammiferi, gli animali, le piante? Che messaggio avresti per loro? I already mentioned many people, I think including scientists. In the past, ho già detto che molte persone in passato, anche scienziati,
hanno considerato l'India come terzo mondo, ma questo modo di pensare sta cambiando. La civiltà indiana è credibile, specialmente per quanto riguarda la scienza della mente. Molti sempre più scienziati pensano più, hanno capito che la tradizione indiana di prestare più attenzione ai valori interiori è estremamente importante, e questa è una tradizione indiana. Per cui in passato il pensiero predominante era materialistico e adesso sta cambiando, proprio vedendo come l'importanza di comprendere la mente, di comprendere le emozioni, e questo è la base della cultura indiana, per cui l'India e la sua cultura hanno un grande significato, un grande potenziale di essere, per guidare questo nel mondo. Se vorrei chiederti a livello finale se hai un messaggio per motivare i giovani studenti indiani di come vivere meglio. As I mentioned earlier, China, India, two most populated nation, and then this country. Oh. Guardiamo come l'India per secoli è stata una democrazia e la base della libertà religiosa, per cui molte persone adesso si stanno interessando alla cultura indiana, quindi penso che le giovani generazioni indiane dovrebbero essere orgogliosi della loro eredità culturale. Okay. Grazie Sua Santità, siamo stati molto onorati, felici e benedetti ad avere la tua presenza con noi. Vorrei richiederti di benedire tutti noi, perché le tue benedizioni andranno avanti per tanto tempo e cambieranno le nostre vite, le nostre pensieri. È stata una interazione meravigliosa, abbiamo imparato tanto da te, hai enfatizzato così tanto l'importanza dell'unità dell'umanità e di come l'India può veramente mostrare, essere un esempio all'armonia a tutto il mondo e di come avere il ruolo di guida sullo sviluppo di Ahimsa e Karuna. Insieme queste due componenti della nostra cultura possono mostrare veramente il modo compassionevole da seguire. Hai fatto degli esempi meravigliosi come dell'Unione Europea, di come Francia e Germania da acerrimi nemici sono diventati amici. E per cui è proprio vero, se cambi la tua attitudine puoi completamente cambiare la direzione della vita, ridurre i conflitti e vivere insieme in armonia. Hai parlato anche di cose meravigliose per quanto riguarda la considerazione degli altri, ma non solo per se stessi, per il bene dell'ambiente, anche per gli altri esseri viventi su questo pianeta. E come la sopravvivenza del più forte è un modo obsoleto di pensare, e invece dobbiamo considerare tutti noi essere una società pluralistica e compassionevole.
con un rispetto e umiltà per essere stata la tua presenza. Voglio ringraziare tutto il team e le migliaia di persone che sono unite a noi da tutte le parti del mondo. Siamo molto riconoscenti. Ti ringrazio, grazie. Grazie a voi. Grazie a voi. I really feel great honor. Sono stato molto, mi sento molto onorato di aver potuto parlare con i miei amici indiani. As I already mentioned, I consider, come vi ho già detto, io mi considero un figlio dell'India. No, mentally, I'm son of India. Anche se no question. Mentalmente di sicuro sono figlio dell'India, ma adesso anche a livello fisico lo sono, perché vivo qui, per cui sono veramente felice di aver potuto condividere con i miei fratelli e sorelle indiane questo tempo e vi ho apprezzato tanto, grazie. Credo che sia finito a questo punto.